Fin dal lancio nel 2006, Dacia Duster ha conquistato il mercato italiano grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo e alla conformazione da SUV urbano, dal design semplice ma accattivante. Duster, infatti, ha rappresentato il 40% delle vendite di Dacia in Italia, quantificabili dal 2006 a oggi in oltre 280.000 unità, con il record totale di immatricolazioni realizzato nel 2016, toccando la cifra Monster di oltre 52.000 veicoli. Per mantenere e implementare questo successo di vendita, Dacia propone una nuova serie limitata per la sua bestseller Duster denominata Black Shadow. Si pone al vertice della sua gamma e viene caratterizzata da finiture shiny black per le calotte dei retrovisori e la griglia anteriore, fendinebbia con cornici cromate, cerchi in lega da 16 pollici diamantati neri con vetri posteriori oscurati e montanti delle porte neri. Le tinte nero e cromo dominano in lungo e in largo sulla nuova edizione limitata per renderla unica e chic. Ma il carattere da SUV di Duster viene riconfermato dalla presenza di protezioni sottoscocca all'anteriore e posteriore, le pedane laterali e le barre al tetto sempre rifinite in dark metal. In termini di dotazione, la Duster Black Shadow include di serie volante in pelle, climatizzatore, cruise control, navigatore media Nav Evolution e il radar parking con retrocamera. Questa è la vettura più alto di gamma che troviamo su Duster. Abbiamo il media Nav Evolution, abbiamo il clima, abbiamo il rear park assist con il retrocamera, abbiamo il cruise control e tanto altro. Più equipaggiamenti e più design ad un valore decisamente ancora migliore, e siamo veramente nell'acquisto intelligente, perché parliamo di 1.600 euro di equipaggiamento in più che il cliente poi paga solo al 50%, visto che bastano 800 euro per passare dalla Laureat Family alla Black Shadow, che è appunto l'alto di gamma. Sono tre le motorizzazioni offerte, con il benzina TCE da 125 cavalli e il diesel DCI da 110 cavalli, disponibili entrambi sia con le due ruote motrici o la trazione integrale. Mentre il nuovo 1.6 da 115 cavalli benzina GPL start and stop di serie viene proposto solo con la trazione anteriore. I prezzi partono da 15.100 euro.